Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, tira un sospiro di sollievo per Daniele e gli altri tre ragazzi, di cui uno di Tortoreto e altri due marchigiani, dopo la notizia di ieri dei quattro giovani rimessi in libertà su cauzione, fermati il 2 ottobre in India perché sorpresi a imbrattare due nuove carrozze della metropolitana. Si tratta di giovani poco più che ventenni: Daniele Starinieri di Spoltore, Gianluca Cudini di Tortoreto, Sasha Baldo e Paolo Capecci, entrambi questi ultimi due marchigiani, che erano stati fermati appunto perché sorpresi a imbrattare due nuove carrozze della metropolitana di Ahmedabad, da inaugurare poche ore dopo alla presenza del primo ministro Modi. Il fermo è stato effettuato dalla squadra antiterrorismo perché, tra l'altro, una delle scritte sui vagoni TAS aveva destato il sospetto di un riferimento al terrorismo. Invece i ragazzi hanno spiegato che la sigla significasse solamente tagliatelle al sugo. Torneranno presto in Italia, ma la data precisa non si conosce. Oggi sono all'ambasciata di Mumbai per sbrigare le varie pratiche. Una notizia questa che ha riempito e destato curiosità tra i media indiani e i paesi limitrofi. Abbiamo contattato il papà di Daniele, Giuliano Starinieri, il quale ci ha confermato che il figlio con il quale è riuscito a parlare, come tutti gli altri ragazzi, sta bene. Ma ascoltiamo il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. Sì, i ragazzi stanno bene, mi diceva il papà che sono in ambasciata e attendono appunto i prossimi sviluppi, ma nella certezza, insomma, che il rilascio sarà a breve. E quindi attendono, diciamo, uno step processuale per poi essere completamente, voglio dire, rimessi nella possibilità di essere rimpatriati. È stata una bravata sicuramente di quattro ragazzi in questo paese, in quel paese, ma come anche in Italia, comunque si pagano determinati errori, ma l'auspicio è che se ne faccia tesoro, appunto, e che quindi portino questa esperienza nel cuore, evitando che accada nuovamente una cosa del genere. E poi purtroppo c'è stata una malaugurata combinazione, caso in quell'episodio, quale? Sì, e purtroppo l'imbrattamento del vagone è stato fatto proprio in occasione dell'inaugurazione che doveva esserci di quella metropolitana, alla presenza del premier indiano, e quindi questo ha suscitato, diciamo, l'ira del governo e quindi la considerazione che si potesse trattare di un atto di insubordinazione, di terroristico, tra virgolette. E per questo il giudizio che ne fu dato, ne è stato dato, è stato affrontato con particolare severità. Insomma, una sigla travisata, dicono i ragazzi, non take a shot, spara un colpo, semplicemente TAS, tagliatelle con salsa, un pasto che i quattro giovani di sicuro ricorderanno come indigesto.